E lui ogni volta che si addormenta. Invece no. Mi aspettavo un altro. Un'altra piccola parte di Zack. Invece no. Ecco, lo spostamento rapido non è più disponibile. Oddio, ma questo è il rumore del... No, aspetta. Oddio, se è l'host delle materie questo. Come quando si vede Ultima Weapon... Ah, minchia! Ho azzeccato! インキャイヌメン。うじゃうじゃだとよ。姿が見えたのか。ええ、見た。見えたわ。それがどうかしたの。フィーラーだろうな。面白くなってきたじゃねえか。うんうん。早く行こう。てめえは留守番だ。 Madonna mia, l'ha alzata con un braccio solo. ひっかき回されちゃたまんねえ。悪いが捕まえといてくれ。苦重そうね。さっさと行って様子見て戻ってくる。だから俺とクラウドたちで生きてえがどうだ。分かった。 Scusa, la Sapphire è sott'acqua. La Diamond ancora non è uscita. Minchia, se hanno messo una weapon. Se hanno messo una weapon così a spruzzo. Ultima non può essere perché ultima non è ancora il momento di ultima. Vabbè, con loro non ci posso parlare. Allora, c'è l'acqua lì vicino, quindi effettivamente potrebbe anche essere la Sapphire, però... L'ho riconosciuta subito la vostra, tra l'altro. Anche se era arrangiata in modo diverso. Bene, non ho capito niente.
Canta, canta anche Kaizit la fanfara. Vabbè, le torri non le attivo perché tanto non mi interessa. Oddio, ma questo però è il verso... Sembra il verso di ultima, però. No, vabbè, se hanno messo ultima impazzisco. Con la grafica di Rebirth vedere ultima... Esco fuori di testa, esco. Anche se per ultima è troppo presto, cioè... teoricamente sarebbe troppo presto. Però dal verso... E che però vedi c'è l'acqua, quindi potrebbe essere la Sapphire. E che però l'acqua, quella è nell'oceano sprofondato. Non come Emerald, però. Cioè comunque si è sott'acqua. Anche perché poi la Sapphire viene colpita da Junon, dal cannone di Junon. Così come anche la Diamond. Ma io vorrei capire, è veramente ultima? No, non credo che sia ultima. Koryo, sughe na. Makoro ga aru tochi wa motomoto energi ga hofu ya kara. Dokkara haeru yo? Ecco, i numen. Sembra come se avessero la Black Materia. Vedi, loro hanno tipo la Black Materia. Nella parte dove c'è il cappuccio. Madonna. Dove cara tsukou kashira? Deban ga aru de shou ka? Obaka-san ne. Deban wa tsukuru. Finalmente ci sono le rane. Arma. Questa potrebbe essere per Kite. Ah, invece no. Cloud. Che bella però esteticamente.
Ah, questi sono i cosi. Questi qua però devono esserci a Coral. No, sono curioso di vedere se veramente c'è la weapon. Soprattutto quale. Che belle le rane. Sì, le rane OP. Questo è come nella demo. Dice, vedi, sono i numeri, però dice sono diversi. Ok. Bonus maestria, però mica non me l'ha imparata subito. Sostanze tossiche. Che bello però. Cioè veramente il level design è veramente bello. Anche dal punto di vista proprio di fotografia. Apprendimento riuscito. Stracci maledetti. Ai. Vedi, Sephiroth. Sì, alla fine, ancora a metà gioco siamo. E siamo poco più della metà. Come trama. C'è un cavo per l'alimentazione.
Qui mi dice che ovviamente non si alimenta. No, comunque ancora troppo presto per la fine. Ah, però qui c'è, aspetta, devo togliere questo. Se no stende il cavo inutilmente. Zac. Ok. Lì c'è un'altra arma. Ma c'è il rampino che devo utilizzare o qualcosa del genere? O devo veramente alzare il livello dell'acqua? Perché io devo andare di là, ma... dobbiamo prendere quel forziere. Allora, da là. Strano. Ah, c'è un condotto lì. Vedi? Devo salire da qua e poi passare da lì. Ok. Ecco, qua adesso c'è l'arma di... ah, è di Red? Il collare d'oro! Questo c'è su Ever Crisis. Pace di Pulzella che guarisce lo status rana. Combatterà con noi? Barret, sei sicuro di quello che dici? Ecco, minchia, veramente c'è la boss fight. Per mettere la panchina qua c'è la boss fight. No, ma non ci credo che combattiamo contro la weapon. Di già. Per quanto possa essere figo. Però effettivamente i Lumen possono formare la weapon, che tipo si uniscono come hanno fatto in remake e creano una weapon. Che non è detto sia la stessa weapon. Yappari fuete runda. Makoro o tometa no wa muda ja nakatta. Sore to kore to wa hayaku sumaseyo. Makou ga ki ni sawaru.
Con la Mako divento nervoso. Minchia. Dovrebbero essere deboli al fuoco loro comunque. Sì, sono deboli al fuoco. Cosa? Che è risuscitato. Mi sa che ora combattiamo contro quel robot gigante che abbiamo visto prima. Un altro esperimento di laboratorio. Ah, ghiaccio. Si potenzia con assorbimento mago. Se subisce una determinata quantità di danni, interrompe l'assorbimento mago ed entra in tensione. Effettivamente merda liscio.
Pensa quanto gliene serve una Barret 4 addirittura? Minchia. Ok, cerchiamo di sbrigarci. Ah, che tra l'altro sincrovisione. Quindi manca un attacco. Eccoci. Madonna, non è un ragazzo da te. Ah, ma tu ce l'hai energia. Vabbè, energia c'hai. Minchia, ti aiuto io. Lo stesso boss.
Ma in teoria dovrebbero difenderle Numen, no? Che se proteggono il destino. Ah, quindi io raccomando l'altro party. Ah, quindi affronteranno ora loro il boss, questo di Scarlet, mi sa. Ah, i rampini. Lancia rampini. Peccato che Sisley non si unisce. Anche come guest star, anche come diciamo come guest. Come guest, oh. Come nel 12. Il Chocobo Silvano di Gongaga. Ecco, perché può saltare sui. Se sorvolare tratte di foresta, sfrutta questa caratteristica per procedere più velocemente verso il reattore di Gongaga. Vedi, così mi fanno skippare. Mi fanno skippare praticamente tutta la mappa che ho fatto prima. Ecco, ci sta. Per velocizzare un po' la cosa. Madonna mia. Ecco, ci sono i soldati. Per spostarti nel reattore puoi anche lanciare i rampini. Ah, perché giustamente ci sono ora le altre zone. Per farmi andare più veloce. Certo, ora il livello dell'acqua si è alzato. Tara, 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 tara.
Eh sì, però. Perché non me lo fa lanciare? Intanto c'è anche un forziere. Mi appare il tasto per il rampino. Perché non mi appare? Ah, aspetta, là con gli uffi devo farlo, mi sa, vero? Scusa, ma con gli uffi però non me lo fa fare. Perché dovrei abbassarlo. Aspetta, forse devo fare... Ecco. C'è un'arma uditiva. Che tra... Troppo comoda questa abilità. Sbagliato. Ok. Ok. Sì, che tanto poi devo rifare ste robe, quindi cambia poco. Comoda questa mossa. Ecco. Ma ci arrivo ora? Mamma mia.
turbopugno OP. Passare da qua. Ah, qui c'è la corda. C'è la panchina, infatti io l'ho detto, e con ora il boss di Scarlet lo affronta questo party. Ma
Madonna, mi sta sembrando Metal Gear Solid. Stesso boss di Intergrade. Come on.
よろしく。ただ気をつけて。よし、頑張って。行こう。攻めることだけをのごとく。よっと。荒ぶること水銀のごとし。次はこっち。終わらせよう。そこ。わあ、ないのよ。できないのかしら。よろしくね。うまくやってよ。はいはい。この武器もおすすめよ。ずるい。届け。協力してこ。よし、やよい。してるか。戦い。Yeah!
li buttano giù. Ah no, è ridotto? Oddio. Sapphire era allora la... Era veramente la Sapphire la weapon che si sentiva. Vabbè, l'acqua infatti con l'acqua. Qui è dove Cloud attacca Tifa, se non sbaglio, che c'era nel trailer la scena. Perché ora qua Cloud giustamente impazzisce. C'era la previsione, quella che gli ha fatto Kaizit, ciò che tieni di più, chi cerca trova. La stessa scena di Zack, lui contro tutti i soldi. Con la stessa posa di Sephiroth si è messo. Madonna, gli ha preso il controllo. Madonna mia, Cloud impazzito totale.
ティファじゃない。また傷の話？傷なら見せたでしょ。なかった。I numene che se ne vanno. Ora, vite. E la scusa. Ora Genova non gliela fa vedere. Kazte Genova wa aisuru mono, osoreru mono no sugata de hito ni chikazu. Azamuita. Grado!Non l'ha colpita. Porca troia. Se lo mangia. Tifo. Ora, vite. Tifa? Tifa? Mamma? Papà? Tifa, macchi da io! Tifa, oide io! Tifa, insieme a te? Oddio, Tifa dentro la weapon. Weapon? Ce n'è più di una. Devo controllarla io? Ah no, solo con la telecamera posso guardare. Sta parte è incredibile. Ci sono i numen. Ci sono i numen bianchi e i numen neri.
ここは？Il live stream. Live stream. Ma oddio, è la stessa cosa che è successa a Cloud, però adesso sta succedendo a Tifa. Cioè è Tifa quella che sta ricostruendo i suoi ricordi? Cioè è Tifa che sta ricostruendo i ricordi e non Cloud? Questo che è quando si è fatta male Tifa? No, forse no. Sono, cioè, è tutto il contrario. È Tifa che sta ricostruendo i ricordi e non Cloud. Sono i tuoi ricordi. Ecco, qua c'è il ponte che è lei quando probabilmente ha avuto l'incidente. Perché Tifa ha avuto un incidente da piccola. Vedi? Dove lei è entrata in una sorta di coma. Contro quelli neri. Però vedi, ci sono, c'è la weapon con i numen bianchi che stanno combattendo contro i numen neri. E Sephiroth che sta aiutando Tifa? Aspetta. Oppure vuole uccidere Tifa? Capiamo.
しよう。しっかり。Questo è quando l'ha salvato dal reattore. Incredibile questa parte comunque, eh? Cloud che va via con Sephiroth. Oddio, è riuscito a plagiarlo. È riuscito a plagiarlo. E come avevo detto io, vedi, Tifa era l'unico ostacolo per controllare Cloud a suo piacimento. Per questo Sephiroth. O meglio dire, Genova, sotto forma di Sephiroth. Guardala la weapon messa lì che ti guarda. Vedi, numen bianchi. Che hanno riportato Tifa. Che le weapon si schierano a favore del pianeta. Quindi combatte praticamente contro i Numen neri che invece rappresentano, diciamo, il piegarsi del destino. Almeno in teoria dovrebbe essere così. Cioè è finita al contrario, ora è Tifa che praticamente è finita tipo in coma anziché Cloud in sedia a rotelle tipo. Ah, però vedi, lei si sta riprendendo. Minno, ニブル山を越えて旅立つって覚えてる？ああ、子供たちを山に行かせないためのデタラメだ。
ティファは信じてたよな。ううん、私だって半信半疑、でも無理やり信じた。それくらいママに会いたかったの。エミリオたちが応援してくれて、みんなで登り始めて。でもあいつらはティファを残して帰った。そうみたいだね。覚えてないのか。途中で崖から落ちて頭打ったでしょ。ざっと。それから半年ぐらいの記憶がちょっと混乱してるの。みんながいろいろ教えてくれたからそうだったんだみたいな。どう聞いたんだ。クラウドがそそのかした。でも思い出したよ。クラウドは私を守ってくれた。ありがとう。あの日のクラウドは英雄だったね。そんな資格はない。あの日は一緒になって崖から落ちた。昨日は魔航路に突き落とした。時々自分が分からなくなる。知っていて当然のことを知らなかったり、これはフラスが言ってたのに、知っていたり、俺が何人もいるような感じなんだ。どれが本当の俺なのか分からなくなる。うん、ソルジャーは劣化するらしい。俺は劣化しているんだと思う。多分急速に。クラウドは大丈夫だよ。今度は私が守るから。No. Simpai kakete, gomen. Bochi bochi de na. No. Ma perché? Riordinando le idee. Te koto wa Life Stream no naka ni wa hoshi to kuroi fiira no tatakai ga atte kuroi fiira wa Sephiroth janai ka tte koto ka? Watashi ni wa sou omoeta tte hanashi da kedo ne. Hoshi no naka no tatakai docchi ga yusei?星、ライフストリーム、そう思う。そうなんだよ、そういうことなんだよ。星が戦ってるんだ。今この瞬間も命燃やしてよ。ああ、今こそ星の悲鳴が聞こえるぜ。セフィロスみたいな、あんな人だかなんだかわからない奴と戦うんだ。それには星の力が必要になる。俺たちは星を助け、助けられ、共に戦う。そうだ。うん、きっとそう。なんだかとても壮大な話ね。そういう話をするならおあつらい向きの場所があるわよ。コスモキャニオンのことか。生命学の聖地。そういやこの辺りだったか。そこ、マテリアはある？マテリアがあるなら行く。絶対行く。太古より星の力と知識が集まる場所だ。
マテリアくらいいくらでも。オッケー、行く行く。レッド、なんだか嬉しそう。故郷なんだ。じゃあ、一丁聖地巡礼と行くか。コスモキャニオンへ向かうなら、まずここに行ってみて。村の近くにある国営飛行場跡、そこから野良飛行機が出てるの。村の南にあるゲートを出ればたどり着けるはずよ。それから、この子はファンゴ、すっかりあなたたちに懐いちゃったみたい。よかったら連れて行ってあげて。Che belli gli occhi di sto Giacobbo。何から何までありがとう。どういたしまして。他に必要なものがあったら村で揃えていってね。あ、quindi tutto qua Sisney non. Però, oddio, mi aspettavo qualche. Non lo so, cioè mi aspettavo qualche interazione maggiore da parte di Sisney. Non lo so, è stata fin troppo anonima.Cioè, ha fatto quell'ingresso con il trailer che sembrava. A meno che poi si rivede dopo. Comunque, si rivedrà dopo.